Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Potere può essere un sostantivo nel nostro vocabolario, ma è anche un verbo, e lo voglio sottolineare in tutte le sue espressioni, o almeno quelle che così estemporaneamente mi vengono in mente. Poter convivere, poter essere sereni, poter guardare in faccia l'interlocutore senza abbassare gli occhi, poter ridere, poter parlare, poter sentire, poter guardare in viso i nostri figli e i figli dei nostri figli senza avere la sensazione di doverci rimproverare qualcosa. Poter guardare ai giovani per trasmettere loro una vita fatta di sacrifici, di rinunzie, ma di pulizia di questa Sicilia che vuole essere buona, che vuole essere sana, che vuole essere difesa, vuole progredire, non può restare vittima di chi prevarica, di chi attraverso il potere lucra. E occorre che tutti, gomito a gomito, ci sentiamo uniti, perché anche chi è animato da entusiasmo, anche chi crede, come crede colui che in questo momento vi sta parlando, ha bisogno di essere sostenuto, di essere aiutato, di sentire di vivere in mezzo a chi crede, perché tutti credendo possiamo raggiungere la meta che auspichiamo, la tranquillità, la serenità. Amo soprattutto i miei carabinieri, di oggi, di ieri, di ogni ordine e grado, anche quelli che non sono più. Che cosa pensa di dovere ai suoi collaboratori? Tutto. Generale della Chiesa, perché un giovane decide di diventare ufficiale dei carabinieri? Certamente perché crede. E perché ha bisogno di continuare a credere. Ma che qualità deve avere un ragazzo che intende entrare in quest'arma? Certamente deve avere anche una carica di contenuti tale da affrontare sacrifici e rinunzie con la consapevolezza che tutto viene proiettato nella difesa dello Stato, delle istituzioni e di quella stessa collettività da cui lui proviene. Lei ha combattuto contro la mafia. Chi è un mafioso? Cerchiamo un ritrattino. Beh, un mafioso è uno che lucra per avere prestigio e poi goderne in tutti i settori. E chi lucra è anche capace di uccidere. E prima di uccidere, è anche, dico uccidere anche come morte civile, è anche capace di usare delle espressioni fraternamente, affettuosamente, ti consiglio. Il barbaro assassinio del generale della Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, chiedo chiarezza. Mi fido della mia professionalità. Sono convinto che con un abile, paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una cosa molto semplice, ma forse decisiva. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, certamente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoglieli. Togliamo questo potere alla mafia. Facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati.